Buonasera. Lo scrittore e regista Pierpaolo Pasolini è stato assassinato la scorsa notte alla periferia di Roma. Come riferisce l'agenzia di stampa ANSA, il giovane di 17 anni, Giuseppe Pelosi, arrestato nella stessa nottata perché trovato alla guida dell'auto di Pasolini, ha confessato di aver ucciso lo scrittore. Il sostituto procuratore della Repubblica, Trampo, informa sempre l'agenzia ANSA, ha emesso un ordine di cattura per omicidio volontario pluriaggravato. Nelo Freni e Roberto Piraino hanno ricostruito i momenti successivi alla scoperta dell'efferato delitto. Ecco il servizio. In questo punto, esattamente in questo punto, dove ci sono delle macchie di sangue nascoste da un po' di terra, è stato scoperto il corpo di Pierpaolo Pasolini questa mattina alla periferia di Ostia. La signora Maria Lollobrigida è stata la prima a scoprire il corpo. Il corpo, sì. A che ora? Alle 6:30, mentre scendevo dalla macchina ho detto: ma tu guarda, reggiatelo sempre di più di un metro a strada. Io gentilmente venivo a raccoglierla per buttarla, sono arrivata a quella punto lì del barattolo, ho detto: dico, non è l'ammondizia, è un cadavere. E sono corsa lì da mio marito e mio figlio e gli ho detto: dico, guardi che non è morto, non è un cadavere, è un morto, è un morto, è un morto. Allora mio marito dice: va a avvertire la polizia. Mio figlio di corsa è andato a avvertire la polizia. Allora sono venuti, sì, è venuto mio figlio con la polizia. Senta, come si presentava, come era vestito? Beh, io da lontano ho veduto i pantaloni celesti e la magliettina verde, la testa da questa parte e i piedi da questa parte. Per colpirlo pare che abbia notato una targhetta qui del cancello rossa. E con una sbarra del cancello? E con una sbarra, sì. Perché è stata ritrovata qui? È stata ritrovata tutta con le schegge qui per terra sopra al cadavere. Ed era piena di sangue? Piena di sangue, sì. E io l'ho trovata sempre uguale a quella là, l'ho trovata lì. Cioè, no, lì, sopra sull'erba, era una targhetta uguale a quella, era così. Tutta tagliente e spezzata da un po' di puntini a forma di monte, come se così, eh? Così e così. Ed era macchiata di sangue? Di sangue, ogni 5 secondi ci stavano certe marchioni, marchiette di sangue. Moravia, scusi. Ha preso così una dichiarazione da morte sono troppo turbato, del sottoproletariato. In questi giorni vi eravate un po' incontrati anche sul Corriere della Sera, sì. A proposito della violenza. La violenza che dilaga in Italia, in particolar modo a Roma. Pensava di poter... Cos'è? La radio, cos'è? Sì, il telegiornale. Non posso dire niente, dico soltanto che è una cosa orribile. Orribile. Alle 2, una pattuglia di carabinieri di Ostia ha fermato sul lungomare l'auto di Pasolini, un Alfa 2000 coupé grigia, guidata da un giovane che aveva cercato di sfuggire all'alto. Raggiunto e fermato, il giovane, identificato per Giuseppe Pelosi, di 17 anni, di Guidonia, già noto alla polizia, ha giustificato il tentativo di fuga dicendo che l'auto sulla quale viaggiava l'aveva poco prima rubata a Roma. È stato quindi arrestato per furto e per guida senza possesso di patente. Aveva le mani sporche di sangue e ha detto di essersi ferito nell'atto di scassinare l'automobile, aggiungendo pure di avere perso in quel momento un anello. Quest'anello sarebbe stato ritrovato questa mattina accanto al corpo di Pasolini. Il riconoscimento è stato fatto dall'attore Ninetto Davoli, chiamato dalla polizia sul posto del delitto poco dopo le 9. Ninetto Davoli, protagonista di quasi tutti i film di Pasolini e figura emblematica del mondo pasoliniano. Ha riconosciuto Pasolini, vero? Sì. Ecco, allora ci puoi dire come l'ha riconosciuto, per quali elementi, perché pare che fosse un po' difficile riconoscere? No, beh, io l'ho riconosciuto, non c'è stato un problema. Sono andato lì, ho visto che era lui. Non c'è stato un particolare. Ho riconosciuto Pasolini. Ieri sera siete stati insieme in un ristorante? A un ristorante, dal Pomidoro. A Roma eravate? No, eravamo io e mia moglie, lui e due bambini che c'avevo. E di che avete parlato a tavola? Ma delle cose che si parlano così a un ristorante, che sono del più e del meno delle cose. Non c'è stato niente che a ripensarci dopo potesse far supporre, non so, una sua intenzione di fare qualcosa, di andare in qualche posto di particolare? No, no. Non c'era questa cosa qui. Cioè, appunto, doveva leggere una sceneggiatura che doveva darmi una risposta stamattina. Io sono rimasto d'accordo e che oggi mi doveva telefonare a casa per darmi una risposta. E poi Pierpaolo è andato via per conto suo. E poi ognuno ha preso la strada per conto suo. Paolo è tornato a casa, io sono andato a casa mia. Senta, ma avete fatto voi gli amici, familiari delle posizioni, cosa possa essere accaduto?
si può dire niente su questa cosa qui. E Pasolini si saranno andati a fare in giro, oppure non lo so, gli erano rubate la macchina, hanno fatto delle prepotenze che pistole, che ne so, non so che dire su questa cosa qui. È stato trovato un ragazzo su questa macchina? Sì, è stato fermato questo ragazzo che c'aveva, che lui ha detto che è stato semplicemente lui a rubare questa macchina e basta. Non conosceva Pierpaolo questo ragazzo? Non lo so. Voi non sapete chi possa essere, da dove possa venire questo? Non so proprio io. Senta, lei ha lavorato a lungo con Pasolini, è stato uno dei suoi attori. Ci faccia un brevissimo ritratto. Chi era Pierpaolo Pasolini? Come faccio a parlare così? Lo sapevamo tutti chi è Pasolini, no? Certo, invece, dal suo punto di vista, di amico, di uomo che ha lavorato con lui? Era per me una persona che non ci so parole qua. È una grande, ma grande persona. E soprattutto la più buona del mondo. La sua fine purtroppo ricorda un po' anche alcune delle sue opere, dei suoi romanzi più famosi. C'è un qualche parallelismo, è possibile, diciamo, trarne una conclusione? La casa dove abitava Pierpaolo Pasolini è all'Eur, in una cornice di decoro borghese, assai diversa dalla sua prima abitazione romana nella estrema periferia di Montesacro 20 anni fa. Al primo piano, le serrande abbassate, dentro, insieme alla madre anziana e alla nipote di Pasolini, una giovane assistente universitaria, gli amici. Ecco Fitti, che ha diviso con Pasolini le prime esperienze cinematografiche. Ci dica un suo pensiero in questo momento fuori che parla. Non fuori da qui, io fuori da qui. Non è il momento adesso. Scusate, non è il momento. Non riesco. La casa è ai margini del quartiere residenziale romano, affaccia sul Tevere e guarda verso una nuova emergente periferia. Quella periferia dove aveva affondato le radici della sua vita e che assume un senso profondo anche nella sua morte. L'agenzia ANSA riferisce alcuni particolari dell'interrogatorio dell'arrestato, avvenuto nel riformatorio di Casal del Marmo alla presenza del capo della mobile, Masone, e del colonnello dei carabinieri, Vitali. Il giovane avrebbe ammesso di aver ucciso Pasolini durante un alterco con lo scrittore, che per primo, ha detto il Pelosi, lo aveva colpito alla testa con un bastone raccolto per terra. Il giovane era venuto da Guidonia a Roma dopo mezzogiorno e a Piazza Vittorio si era incontrato con alcuni amici. Nel pomeriggio era andato al cinema e, dopo lo spettacolo, aveva raggiunto un bar nei pressi della stazione Termini, sotto i portici di Piazza dei 500. Poco dopo le 23, avrebbe raccontato il giovane, mi si è avvicinata un'Alfa GT metallizzata, guidata da un uomo che mi ha invitato a fare un giro con lui. Appena l'ho visto, ha aggiunto, l'ho riconosciuto. Egli stesso poi mi ha confermato di essere Pasolini. Giuseppe Pelosi avrebbe poi raccontato che Pasolini lo ha accompagnato in una trattoria nei pressi della Basilica di San Paolo. Il giovane ha anche detto che durante il viaggio verso Ostia c'è stata una sosta a un distributore automatico di carburante perché la macchina era rimasta quasi senza benzina. Un automobilista, fermatosi anch'esso allo stesso distributore, avrebbe confermato questo particolare. Poi Pasolini si è diretto verso lo spiazzo nei pressi dell'idroscalo. Un posto, avrebbe detto il giovane, dove io non ero mai stato, ma che egli doveva conoscere bene perché lo ha trovato senza difficoltà. Cosa è realmente accaduto nello spiazzo difficilmente potrà essere accertato con assoluta sicurezza. In base al racconto di Giuseppe Pelosi, diffuso dall'agenzia di stampa ANSA, Pasolini sarebbe sceso dalla macchina insieme con lui. Il giovane avrebbe sostenuto che lo scrittore voleva avere rapporti con lui, ma che lui non voleva. Ci sarebbe quindi stata una violenta discussione e Pasolini, secondo il racconto di Pelosi, avrebbe raccolto per terra un bastone colpendo il ragazzo alla testa. Il giovane avrebbe raccontato che, accecato dal sangue che gli scendeva lungo il viso, avrebbe divelto un pezzo di legno da una staccionata, cominciando a colpire Pasolini fino a quando lo scrittore non è caduto a terra. A quel punto, terrorizzato, ha cercato di scappare. Avrebbe detto di essere salito sull'auto di Pasolini e di aver sentito un forte sobbalzo. Il giovane avrebbe poi raccontato di essere tornato indietro e di essersi accorto, una volta accesi i fari, di essere passato con l'auto sul corpo di Pasolini. Il giovane ha detto di essersi fermato presso una fontanella per pulirsi la ferita alla testa
e di aver perduto sul posto della colluttazione un anello che è stato ritrovato. Giuseppe Pelosi, che avrebbe confessato di aver ucciso Pierpaolo Pasolini, ha, come abbiamo detto, 17 anni. Viveva a Sette Ville di Guidonia. Il ragazzo ebbe una prima denuncia per furto nel 1974, poi ne aveva avute altre nei primi mesi di quest'anno. Il delitto è stato commesso proprio alla periferia di Roma, dove vive quel sottoproletariato sul quale ultimamente lo scrittore aveva avviato uno dei discorsi più provocatori e inquietanti, proprio in quella periferia dove Pasolini aveva ambientato buona parte delle sue opere letterarie e cinematografiche. In un filmato tratto dalla nostra rubrica Controcamp, sentiamo che cosa Pierpaolo Pasolini diceva di se stesso. Prima di tutto io sono di natura molto allegra e molto gaia. Divento serio in certe occasioni, come questa, essendo ufficiale che mi imbarazzo un po'. Poi non è affatto vero che non credo nel progresso. Io credo nel progresso, non credo nello sviluppo. E nella fattispecie in questo sviluppo. Ed è questo sviluppo semmai che dà alla mia natura gaia una svolta tremendamente triste e quasi tragica. Perché, appunto, perché non sono un sociologo, un professore, ma faccio un mestiere molto strano, che è quello dello scrittore. Sono direttamente interessato a quelli che sono i cambiamenti storici. Cioè io tutte le sere, tutte le notti, la mia vita consiste nell'avere rapporti diretti, immediati, con tutta questa gente che io vedo che sta cambiando. E quindi questo fa parte della mia vita intima, della mia vita privata, della mia vita quotidiana, è un problema mio,